la verità è ben altra. Andate a leggere, troverete, anche voi direte, ma cacchio, ma è così evidente. C'è la borsetta che si perde nella caserma, che me che potete di più? Ha parlato il corpo, ha parlato gli oggetti, hanno parlato gli scienziati, però insomma noi andremo avanti, perché dopo 21 anni figuriamoci se ci fermiamo di fronte a questa meschinità. Parla, abbi coraggio, fai come ha fatto mio padre. Mio padre ha avuto coraggio. Francesco, con quale faccia? Francesco. Maria, basta. No, la devi finire, onesta. Basta, questo non è un circo, è un circo. È un circo, basta. Perché lo pensate voi? Voglio vedere voi al posto nostro, che non dite la verità. Se hanno un briciolo di coscienza devono dire quello che hanno combinato, gli indizi c'erano e non è possibile che sono stati assolti così, questa non è la giustizia. Io cosa andrò a casa adesso a dire ai miei figli? Cosa dico ai miei figli questa sera? Che suo nonno, il loro nonno è morto per niente e che Serena si è ammazzata da sola, è morta di freddo, di che cosa è morta Serena? Avevamo sempre detto essere innocenti, professati dall'inizio e la giustizia è stata fatta. Riteniamo che questo processo neanche si dovesse fare perché non c'erano elementi a carico degli imputati. Marco, cosa rispondete a queste persone? Sono persone che soffrono. Noi abbiamo già, come avete visto, certo, abbiamo anche noi abbiamo sofferto 20 anni.